successo effettivamente negli uffici del comune? È successo che nell'entusiasmo di comunicare la partenza degli ospiti, qualcheduno ha deciso di far partire nella mia assenza, sono qua presente come vedete, e ha ritenuto che comunque fosse ormai una notizia quasi certa, o per dire certissima. Come vi ho detto prima nelle precedenti interviste, finché non c'è collegamento completo tra le due ASL, per cui la soluzione dal trasferimento da Lazio al luogo di destinazione non è perfetta, non si può concretizzare niente. E ho usato il condizionale in tutti i momenti. L'entusiasmo ha portato qualcheduno a far uscire già il comunicato, me ne scuso perché chiaramente creiamo un cortocircuito informativo e una responsabilità dell'amministrazione, provvederò a bloccare la fonte completamente. Evidentemente capiamo il vostro lavoro, cerchiamo di darvi delle risposte perché avete bisogno di risposte e vogliamo dare delle risposte anche noi. Però chi ha la competenza in questo momento è la Regione, assieme all'ASE, che gestisce completamente la procedura. Noi ribadiamo che siamo a supporto semplicemente dell'operato regionale, dell'ASE, per quanto riguarda i servizi pasti, per quanto riguarda il controllo del territorio, ma in questo momento le decisioni arrivano solo da Genova, qualunque cosa è da loro. A questo punto continuiamo a cavalcare l'onda della confusione, quindi l'ipotetico trasferimento di parte degli ospiti a Sanremo non ha fondamento, comunque non è confermato. No, non facciamo confusione, diciamo infatti, semplicemente che giustamente è già stato annunciato in Regione che c'è la volontà di liberare questo sito il prima possibile o di ridurre il numero dei soggetti all'interno. Tutto questo dipende dalla Regione e dalle capacità organizzative che sono riscontrate nel luogo di destinazione. Non è una pratica velocissima, è una pratica che richiede qualche 24-48 ore. Contiamo che si risolva prestissimo, però non dipende da noi, questo è sicuro.